e benvenuti in questo nuovo video diverso dal solito. E sono con la mamma che ho convinto. Dove vai? Che ho convinto. Guarda, mettermi un rossetto. Che ho convinto ad andare alla Decathlon a fare un giro. Perché. Scusate, perché volevo vedere se c'è qualche cosa carina per la palestra, dei completini un pochino più estivi, carini, perché ho visto che sul sito c'erano tante cose super sfiziose, quindi insomma volevo andare a vedere cosa c'era, cosa non c'era. Quindi è un video un po' diverso, nel senso che vi portiamo con noi alla Decathlon, dato che come sapete sia io che mamma siamo patite di fitness, barra palestra eccetera, e dopo vi facciamo vedere se troviamo qualcosa, la haul dei nostri acquisti, che spero di sì, e nulla, quindi vi portiamo con noi alla Decathlon. Mami, dov'è la Decathlon? Dove andiamo? Ma dobbiamo guardarci l'uscita 8, mi sembra, della Tarnesiana. Cos'è? Casalecchio, no? Bologna, quindi alla Decathlon di Bologna, che è tipo uscita 8 della tangenziale. Comunque dopo vi diciamo tutto, vi faccio dire tutto da mamma in macchina. Allora ragazzi, siamo arrivati alla Decathlon, ho guidato io con la mamma super, come posso dire? Terrorizzata e nervosa, perché lei odia quando guida qualcun altro. No, odio, c'ho paura perché nessuno sa guidare bene come me. Ecco, subito. Comunque alla fine era l'uscita 8 bis o anche 9, c'è scritto su internet, ma noi siamo usciti alle 8 bis, indicazioni, 2 minuti neanche, siamo arrivati e siamo proprio davanti alla Decathlon, proprio qua davanti, un parcheggio immenso e nulla, adesso entriamo a vedere cosa c'è. Allora raga, siamo nella zona palestra, vi voglio far vedere. Ci sono tutti gli strumenti che si usano in palestra, diciamo a corpo libero, quindi palle un po' di tutti i colori. E poi queste bande elastiche oggetti, io credo che prenderò queste qua e proverò oggi in palestra. Tutti i tappetini. Ecco, e poi c'è questo che c'è anche nella nostra palestra, che serve per, insomma, sei, devi tenere equilibrio, quindi tieni più gluti tirato gli tutto. Addome. Esatto. E ci sono anche tutte le palle e i pesetti. Mi piacerebbe averlo a casa. L'unica cosa è che i pesi finiscono con i 5 kg. C'è 0,5, 1, 1,5, 2, 3 e 5, quindi per ora sono un po' bassi, magari vediamo sono molto bassi. Se ci sono, esatto, anche quelle più alte, però è figo perché ci sono anche le bande da legarsi alle caviglie, fino a 2 kg. Ci sono anche questi da portare qui quando fai il ponte. Vabbè, 5 kg, vabbè. Sì. Diciamo che è per un allenamento a corpo libero di tonificazione, eccetera, eccetera. Insomma, dipende. Poi ci sono tutti i tappetini, molto carini, 3 euro il tappetino. È bella questa zona, mi piace. Poi rivende anche Adidas, Decathlon, e questo non lo so certo. Prova. Mamma mia, che brutta, vero, Fa schifo. Non sono proprio molto belle. Cioè. Vabbè, 2,50 oggettivamente ci sta da tenere in casa, No, le bici da spinning fa schifo. Da tenere in casa. Dagliene. Con sandali. Ale, power position. Running. Ma si può con tutta questa roba? Dai. Figo, a me piace. Com'è? Bello, misura giusta. Top sopra giusto. Girati. Girati le spalle dietro. Sta da Dio dietro. Super figo. Sì, a me piace. Sono un po' indecisa su queste leggings. Sì, perché costano talmente poco, costano 6 euro. Solo? Sì. I miei occhiali. Allora. Sono con mamma, stiamo tornando, guida lei e ritorno, se no qua non ce la possiamo fare, poi io sono stanca. Allora, siamo tornati dalla Decathlon. A te ma piace quella Decathlon? Sì. È molto fornita. Ce n'è una casola, ma a me è piaciuta piccola. Un sacco, c'è un botto di roba, poi c'è tutta la divisione per tipo di sport, tra virgolette. Anche sullo sport.
Sì, ma no, nel senso che hai la zona ciclismo, la zona running, la zona yoga, la zona ballerine. Trekking. Vabbè, fornito, ma non è che sia una roba industriale che trovi qualsiasi cosa. Diciamo sport easy, negozio easy, tipico Decathlon, insomma, lo conosciamo tutti. A parte questo, vi facciamo vedere gli acquisti fatti. Allora, cade. No, no, c'è scelto. Primo acquisto, calzetti della mamma, nero e bianco, e via, normalissimi. Poi, io ho preso finalmente le bande elastiche, le mini band. Ce ne sono tre, di tre misure diverse, cioè nel senso una hard, una medium e una light, quindi credo siano, non so se cambi la misura della cinghia o è proprio la durezza della cinghia, perché in realtà qua c'è scritto 25 cm come lunghezza per tre, quindi secondo me cambia la durezza, non la lunghezza. Però non sono sicura, perché nel disegno sono messe in tre zone diverse della gamba, come se questa verde fosse più lunga e quella arancione più stretta, e le ho guardate dentro e sono fighe, cioè il tessuto è proprio figo. Questa è quella arancione, è tessuto, è questa un elastico, è quella, sì, è proprio in elastico, intendo, bello, quella blu e quella verde acqua, sono carine. Oggi le provo ad allenamento, che credo di fare attivazioni glutei o una super serie col lip thrust, ora vedo. Poi a livello di completini, la mamma ha preso questi pantaloncini neri super belli, perché allora sono un XS e sto cercando di capire, credo che sia marca Decathlon, sì. E sono fighi perché hanno, vabbè, sono neri nerissimi, hanno il logo qua e hanno il pantaloncino sopra che vedete, dato che si vede un po' la mia mano in trasparenza, che comunque è leggero, ma hanno il doppio rivestimento, perché sotto c'è il pantaloncino invece di tessuto coprente super stretto, quindi avete la parte super stretta nella gamba e poi sopra c'è quella più leggera invece che cade sopra, in modo tale che, diciamo, sia comodo, ma nello stesso tempo che non sia un pantaloncino super aderente e quindi c'ha questo rivestimento superiore, ma nello stesso tempo, non so voi, ma a me ad esempio i pantaloncini troppo larghi quando faccio palestra, credo anche a mamma si è preso questi, danno un po' fastidio, sia perché mentre magari fai squat, stacchi eccetera ti si vede tutto, e due, comunque avere una cosa quando più stretta, quando fai gli addominali che tiri sulle gambe, esatto, e comunque sì, avere una cosa più stretta, sei più comoda e ti senti più, oh, ti senti più stretta, comunque ti senti più compressa. Poi io ho preso invece due completini, secondo me super fighi, un po' particolari. Uno è allora, secondo me sono sempre Decathlon, no, Domios, è bella marca della Decathlon, sì, infatti sono gli stessi guantini che abbiamo. Cardio training, alla scritta che trovate nella banda, e sono stretti, non sono quelli corti, diciamo, inguinali per intenderci, ma sono una mezza misura, non arrivano neanche al ginocchio, diciamo una mezza misura, che a me va bene. Belli stretti, hanno la banda elastica bella stretta, non esageratamente in vita. Questa è di un giallo fluo e questa invece è la trama del pantaloncino. E la parte di sopra è abbinata. Allora, non ho detto una cosa: calzini 4 euro, bande 5 euro circa, ragazzi. Pantaloncini della mamma 10, giusto? Sì, più o meno. Anche i miei pantaloncini gialli 10, mentre i pezzi sopra 15. Ed è bello perché è super abbinato, quindi proprio uguale, la stessa banda fluo sopra con le bratelline. È alla coppa non imbottita ma preformata, io ho preso S, davanti ha un triangolino trasparente e la banda dietro si presenta così, quindi qua potete allargarlo e stringerlo come potete notare, ed è super figo perché aperto dietro a me piace che si veda il muscolo dietro, mi sento anche più libera quando magari faccio upper eccetera. E altro completino molto simile, stesso brand, stesso
fatto nello stesso identico modo, ma di trama diversa. È questo qui, anche questo mi piace un sacco. E vedete che la trama è più sul nero rosso, anche questa sfumata, e dietro ha una banda nera. L'elastico sempre in vita nero, stretti, stessa misura di prima, stesse taglie di prima. Il pantaloncino però costava 7 e il sopra credo sempre 15, e sempre una S fatto nello stesso identico modo. Poi abbiamo questi pantaloncini che ho preso io, che in realtà non sembra ma stanno aderenti, e pantaloncini neri dell'Adidas, semplicissimi, 20 euro, che utilizzerò non solo per fare beach volley o palestra quando mi va o camminate eccetera, ma anche per andare fuori in modo più sportivo, perché sono super belli, super comodi, tipico pantaloncino di Adidas, Nike eccetera, da tuta, easy, corto. E poi la mamma invece ha preso questa parte di sopra, S, 15 euro, fatta così nella parte davanti, quindi queste bande vengono proprio sulla parte davanti qua del seno, infatti è fighissimo. È un colore, vedete, che passa dalla banda elastica nera sotto a un blu mare, a un blu verde. È molto bello questo sfumato, e anche dietro, a parte qua che ha questa zona traspirante nella parte centrale, dietro invece anche lui è fatto così, tutto intrecciato. E non credo che sbaglio se dico che anche a te piacciono quelli dietro tutti intrecciati, non interi che stanno fermi, perché fanno più bello innanzitutto, e poi uno è più comodo. E io personalmente quando faccio l'esercizio, magari mi guardo allo specchio, magari cerco di sentire il muscolo, io lo sento meglio. Se la schiena è più bella, le spalle sono più belle, se sono spalle allenate, una schiena allenata sta molto meglio. Sì, anche secondo con l'incrociato, me. E nulla ragazzi, questi sono stati i nostri acquisti. Io spero che questo video, diverso dal solito in quanto c'è stato un vlog haul tutti insieme con Mami, vi sia piaciuto. Se così fatecelo sapere, che magari ogni tanto che andiamo a fare la spesa o robe del genere li portiamo con noi a fare queste cosucce. Quindi nulla, io spero che il video vi sia piaciuto. Se così, mi raccomando, lasciate un pollice in su, un commentino, e noi ci vediamo al prossimo video.